Bene, questa è la Val di Susa, questa qua sopra è la ferrata della Sagra di San Michele. Sì, che altro c'è da dire? Niente, basta. Boh, divertitevi, io. Li devo fare un po' in fretta perché se qui diventa buio poi sono cazzi. Questa ferrata è abbastanza semplice, però è lunga, è lunghissima. Non aspettate che parli ancora di più perché mi rompe le palle. Poi mi lasciate andare sempre da solo, che cazzo, ma nessuno che mi accompagni, brutte merde. Tutto c'ho pure la batteria scarica della GoPro, porca puttana. Quindi, boh, accompagnatemi finché potete. E poi, poi la prossima volta venite con me. Che tanto mica vi mangio, vedo che non siete delle cotolette di seitan. O non lo so, meno che non siete delle patate, non in senso lato, proprio le patate, gli ortaggi, i tuberi, non vi mangio. Vedete, è più una passeggiata su delle placche poggiate piuttosto che una vera e propria ferrata o arrampicata. Solo qualche pezzo esposto più in alto, ma niente di che.
carabinieri. Ciao, carabinieri. Ciao. Non c'è cosa che amo di più che i carabinieri e la polizia, entrambi. Alcune volte si avvistano degli ungulati, non inculati, ungulati, che in particolare dei camosci, camosci proprio della saga di San Michele, sono una famiglia appunto di camosci che vive in queste zone impervie, cioè impervie. Io trovo più impervio un posto come quello lì, una città piena di case, che schifo. Questo non è un cazzo impervio, questa è una meraviglia. Questa è una meraviglia. Questa è una meraviglia. Però d'altronde gli uomini hanno deciso di vivere lì e gli ungulati lì. E gli inculati probabilmente laggiù, non lo so. Comunque, da qualche parte. Questa è cacca di qualcosa. Potrebbe essere merda di ungulato, chi lo sa. Ah, piccolo dettaglio, fa freddo, sono tipo 8 gradi, 8-9 gradi, però diciamo che già non si sente più il freddo, ma si sta bene, si sta bene. La fregatura pure di questa ferrata è che i rinvii tra un pezzo di ferrata e l'altra sono molto distanti e questo comporta, diciamo, lo spiacevole problema che se per caso cadi ti devi fare almeno 3-4 metri, se non 10, dal primo rinvio all'altro. Quindi diciamo il consiglio che vi do proprio spassionato è di non cadere. Cioè, a meno che non vi piace proprio male. A quel punto cadete. Però cadete almeno in un posto bello. Cioè un po' più bello. Scegliete il vostro pezzo di ferrata che più vi aggrada.
non è tenuta proprio benissimo poi, eh. Bene ma non benissimo. Però seppure a nord siamo sempre in Italia. E le cose vanno così. Ma ci va bene. Ci va bene. Siamo arrivati. Sono arrivato. Voi non state a fare un cazzo, voi state davanti al computer. Sono arrivato, vaffanculo. Alla prima parte, la prima tappa, da qui volendo si può anche riscendere giù oppure si può proseguire e io per il vostro sommo diletto proseguisco. Ho ancora i peperoni sullo stomaco e le patate pure. Non è stata proprio un'ottima idea quella di mangiare patate prima di uscire. Patate, orecchiette con la zucca. Buone, mazza. Stasera a cena c'ho le stesse cose, quindi saranno buone ancora di più. Ieri a cena le stesse cose ancora. Chissà domani. Magari domani no. Oppure sì, mi sa, c'è un sacco di patate ancora. Vabbè. Allora, questa è la prima parte. Da di là si può scendere giù volendo. E qui è il secondo attacco. Quasi più faticoso sta sta salita qui che tutto il resto. Bene, continuiamo. Cosa bella di questi posti è che ci stanno pochi uomini e quei pochi che ci stanno di solito sono gente carina. Non dico bella, gente carina. È già qualcosa. Come dicevo, evitate di cadere, perché non fate niente, però evitatelo. Oppure se siete gente brutta e guardate il video, cadete pure. Fatevi male. No, no, scherzo. Senza farvi male, cadete. Cadete e basta. Una cosa molto bella di questa ferrata sono le pietre. Vuoi dire che ce lo troverai di bello in delle pietre? Delle pietre ci sono un sacco di cose belle. La forma, la disposizione, la e basta. No, scherzo, la durezza. Il colore,
il taglio. La forma, ovviamente. La forma mutevole. Uno dice, cazzo, duro come una pietra, non cambia mai niente. Invece il cavolo, ogni volta che torno qui trovo qualcosa di diverso. Quindi le pietre cambiano, cambiano come. Come si sposano con col contesto, tipo quest'albero qua, come si sposano con tutto il resto. Un sacco di cose. Proprio un sacco di cose belle, delle pietre belle, belle, belle. La cosa più bella è che le puoi toccare, le puoi toccare, quella è la cosa più bella. E se ci sbatti ti fai male. Questa è un'altra cosa fondamentale, che sulle pietre se ci sbatti ti fai male. E va proprio bene che tu ti faccia male. Ma no tu, pure io, però è una cosa giusta. Ci sarà qualche cazzo di cosa che è più forte dell'uomo, no? Non c'è? Eh? No. Cioè, come? Le pietre. Le pietre, la natura. Come se l'uomo poi non ne facesse parte. Sì, certo, se ne facesse parte. Ne fa parte come? Anzi, forse è l'anello più debole. Quello che appena arriva, una malattia, un'ebola qualsiasi, si accascia a terra, e saluta tutti. E poi che torna a essere terra. Torna a essere terra, torna a essere pietra, torna a essere natura, quella che ha tanto schifato per tutta la sua vita. Che schifo, che schifo, che schifo la natura, che merda, si è sporcato di terra. Oddio, la terra, madonna che cosa brutta la terra, madonna che schifo, eh? Che schifo la terra. Andate a cagare, va. Andate proprio a cagare. Con tutti, cioè, almeno il 99,9% di voi, che probabilmente corrisponde a nemmeno l'1% di quelli che stanno a guardare questo video, perché mi aspetto che molti stronzi non lo guardano. Quindi dicevamo la terra, la pietra, bella, bellissima, e poi il prolungamento, le mani della terra, cioè le mani proprio del mondo, che sono gli alberi. Le mani del mondo sono gli alberi, meravigliosi. Gli alberi, gli arbusti, come
come questo. Come appunto l'erba, come appunto i cespugli. Queste cose che pure lì si trova sempre il modo di decespugliare, togliere, no? Spaccare, mettere, che ne so, diserbante, no? Bello il diserbante, bello, proprio bello il diserbante. Diserbante. Bellissimo, una meraviglia il diserbante. Però un disumante non lo fanno il disumante, no? Il diserbante sì, però, perché bisogna togliere le erbe. Ma tanto, cioè tu le togli, ma tanto non le puoi far estinguere. Sì, le fai estinguere, poi appena si è estinto l'uomo tornano sotto altre forme, mentre invece quel cazzo che torna all'uomo subito almeno. Anzi, spererei proprio che tipo dopo l'uomo dovrebbero prendere il controllo della terra i gatti. Esatto, i gatti magari, e i cani, così che si fanno a guerra di crocchette tra di loro. Le mie sono più buone, e beh, vanno avanti così a farsi la guerra tra cani e tra gatti. Quello bisognerebbe fare. Estinzione subito e poi guerra tra cani e gatti. Mamma mia. L'unico problema è che, ecco, appunto, se succedesse una cosa del genere, poi non ci sarebbe più nessuno YouTube per far vedere e comunque documentare questa meravigliosa lotta tra cani e gatti che lottano a son di crocchette. Quindi questa è una cosa proprio meschina, cioè il fatto appunto di far estinguere tutti e poi non ci sta proprio un uomo, almeno uno, a vedere la lotta di crocchette tra cani e gatti. È una cattiveria purissima. Quindi allora lasciamo solo qualche uomo buono. Anzi, non lasciamo nessuno, e vaffanculo. Via. A posto. No, lasciamo soltanto gli uomini che non hanno paura del vuoto, quelli che si arrampicano, lasciamo quelli, così io rimango in vita e invece chi c'ha paura si attacca al cazzo. Facciamo così, no? È molto più bello, è molto più meglio, è molto molto più meglio. Sì, ma facciamo così. Sembra hitleriana come cosa, ma no, non lo è. È ancora più razzista, cioè proprio specista. Via l'uomo, lunga vita al gatto e al cane e a tutti gli altri animali, tutti così.